La Taumaturopea pithiocampa, conosciuta anche come processionaria del pino, è un lepidottero della famiglia Notodontidae, il cui adulto ha un'apertura alare che varia dai 31 ai 50 mm. Prima di parlare della larva, conosciamo un attimo la falena adulta, il cui aspetto ai più risulta ignoto. Gli adulti hanno ali anteriori grigio-brune e le ali posteriori biancastre, tendenti al giallognolo. Presentano una macchia nera sul margine posteriore. L'addome è colore arancio, con piccole fasce nerastre tra i segmenti. Il dimorfismo sessuale, ossia la differenza tra i sessi, è rappresentato solo dalle maggiori dimensioni della femmina, quindi non è evidente. La processionaria è un lepidottero termofilo e risulta assente nelle regioni in cui l'ammontare cumulativo delle ore di luce è inferiore a 1800 ore. Ma veniamo alla larva. Una cosa importante da sapere è che non tutti i bruchi con molti peli sono larve di processionaria. Anzi, se incontrate un bruco munito di pelo in un periodo che non sia la primavera, sicuramente non è processionaria. Infatti, a seconda della latitudine, è possibile incontrare i bruchi a terra fra marzo ed i primi giorni di maggio, normalmente fra fine marzo e metà aprile. Vediamo ora di riconoscerle. Hanno la testa nera. Il corpo è grigio scuro, ricoperto superiormente da fasce di peli color rosso ramato brunastri, che partono dai tubercoli e che fanno assumere al bruco il tipico color ruggine. Lateralmente i peli sono di colore bianco-grigiastro. Un'altra cosa da sapere è che non sono i peli che vediamo ad essere urticanti, ma quelli che vengono espulsi dalle fessure sul dorso delle larve quando si sentono in pericolo. Questi piccoli aghi hanno una dimensione di circa 200 micron, per capirci 2 decimi di millimetro. Quindi, se non vengono disturbati, non sono urticanti. Personalmente ho fatto attraversare la mia mano da uno di loro senza avere le minime conseguenze. Un esperimento che sconsiglio vivamente di fare. Ma torniamo ai peli. Questi peli microscopici contengono sostanze che liberano istamina, provocando delle infiammazioni e reazioni allergiche anche molto gravi. Ma ci tengo a ripetere che questi peli vengono rilasciati dai bruchi solo quando si sentono in pericolo. Questo lepidottero sverna come larva, di terzo o quarto stadio, all'interno dei caratteristici nidi bianchi di forma piriforme, visibili soprattutto sulle cime e gli apici dei rami laterali dei pini. In primavera riemergono e si cibano voracemente degli aghi di pino. Bisogna stare attenti ai nidi. Infatti, questi nidi contengono i residui di tutte le mute, compresi i peli urticanti. Spesso, con i temporali estivi, quelli vuoti cadono a terra e se vengono mossi possono liberare in aria una moltitudine di peli urticanti. Personalmente sono pienamente d'accordo con la rimozione dei nidi dai parchi e dai giardini privati, molto meno nelle aree naturali in quanto è il loro ambiente. In ogni caso, la rimozione e lo smaltimento deve essere fatto da personale specializzato, in quanto si rischia di fare più danni che altro. Infatti, dare alle fiamme un nido in un luogo non controllato e libero non fa altro che liberare i peli leggerissimi nell'aria, con la possibilità di creare irritazione a persone anche oltre un chilometro di distanza, a seconda della forza del vento. Queste falene frequentano soprattutto le pinete, visto l'alto numero di specie di pino che attaccano. In via del tutto eccezionale, possono nutrirsi di larici e cedri. Per i nostri amici quattro zampe, consiglio il guinzaglio sempre quando si attraversano zone con pini nel periodo tra marzo e aprile. In fondo, la loro salvaguardia dipende solo da noi.